Sono le 11:35, mi sembra il momento giusto per iniziare. 5 minuti per accogliere i nostri ospiti. Io sono Amelia Bucalotriglia, sono presidente dell'Associazione Elementi, capofila di questo progetto che si chiama Io Giovane Attore, campagna di prevenzione alla ludopatia. Questo progetto è reso possibile dai fondi dell'Assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha indetto un bando per il terzo settore al quale noi abbiamo partecipato e con il quale, e per il quale appunto lavoriamo insieme a una rete molto interessante e significativa che coinvolge i territori del Comune di Palermo, Bagheria, Carini, Isola delle Femmine e Torretta. Non solo i territori, ma anche ovviamente le istituzioni e le gli istituti scolastici. Questo progetto prevede delle attività che sono rivolte principalmente ai bambini nella fascia di età 6-11 anni, quindi ancora della scuola primaria, e i genitori, gli insegnanti e quindi le famiglie. Ai bambini sono dedicati dei laboratori di teatro e quindi l'arte che stimola alla crescita sana dell'individuo e agli insegnanti e ai genitori alcuni incontri che noi abbiamo chiamato percorsi formativi appunto per insegnanti e genitori con degli esperti del settore della prevenzione alle dipendenze, perché abbiamo deciso di affrontare appunto questo problema prevenendo e occupandoci di curare, ci occupiamo dei bambini prima che nasca o possa sorgere il problema. Abbiamo già fatto un appuntamento un mese fa. Oggi l'appuntamento prevede, vi dico subito la scaletta, il dottore siciliano, al quale immediatamente do la parola, responsabile aziendale delle attività di educazione alla salute di Villa Sofia Sorvello di Palermo. Dopo la dottoressa Maria Rosa Sampieri, pedagogista del servizio di tossicodipendenza di Bagheria, la dottoressa Brigida Rosa, responsabile dell'area educazione e promozione alla salute del distretto 34, Elena Pistillo, autrice del corto Nativi Digitali, che concluderà questo incontro con la messa in onda appunto di questo documentario. Vedremo di capire quindi oggi come è possibile aiutare i nostri figli, i nostri bambini per una crescita sana. Dottore Siciliano, a lei la parola. Grazie. Attivo l'audio ed eccomi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e grazie per questo secondo appuntamento, questa grande opportunità per parlare in questo momento storico così significativo per noi, per la nostra terra, per la nostra nazione, per la nostra area geografica più ampia, per tutto il mondo, un momento veramente significativo dove risuonano, tra le altre cose e tra le immagini e gli altri elementi che stanno caratterizzando la pandemia, risuonano molte delle cose di cui parleremo. Io affronterò l'aspetto creando assieme a voi una sorta di cornice, mettendo insieme una serie di elementi che sono gli elementi all'interno del quale possiamo iscrivere poi le nostre attività per far per bene un lavoro di prevenzione e di contrasto, per curare ed essere vicino alle persone che sono malate già di forme gravi di dipendenza, ma per essere sempre più vicini e per tutto il resto della nostra vita vicini e in un percorso che accompagna la vita a tutte le persone, ai bambini, innanzitutto alle famiglie, che evidentemente affrontano con questi strumenti e con altri che si ritroveranno un cammino dove poter, come dire, essere attore. A me è piaciuto molto quello che Amelia ha scritto. Io mi sono permesso nella prima immagine di scrivere proprio attore della mia vita, perché la metafora è perfetta. Io faccio attore, divento attore e attore di tutta la mia vita. E questo sicuramente mi permetterà di avere strumenti per affrontare al meglio le cose che si presenteranno nel corso della nostra vita, che siano le dipendenze o che siano tante altre cose. Bene, a questo punto, Marco, ti chiedo un aiuto. Metto in. Sul tasto sul quadrato verde in basso, condividere
partire lo schermo. Sì, e così va via anche questo schermo iniziale. Poi clicca su schermo. Sì, due volte. Stiamo a questo punto sono libero di poter cominciare. Sì. Questa prima immagine evidentemente l'ho dedicata alla nostra Amelia perché ho riportato alcuni elementi suoi. Grazie per queste cose che sono molto carine, le ho volute mettere qui e ho aggiunto, come dicevo, appunto, io giovane attore della mia vita, perché credo che sia esattamente quello che dobbiamo assolutamente fare. E allora io proverò a tracciare una prima parte con alcuni elementi fondamentali, fondanti il nostro discorso, che partono da alcuni concetti chiave e che poi sono anche in qualche modo istruzioni per l'uso e che vorrei fossero sempre presenti nel nostro tavolo di lavoro. Sono concetti che attengono ormai a 50-60 anni di storia del mondo, delle comunità internazionali, ma siccome continuano a essere cose umane e gli esseri umani, continuano a essere la nostra barra e il nostro ambito sul quale muoverci. E allora il concetto di salute, che non è soltanto assenza di malattia, ma che è anche una condizione di benessere, che è stato poi rivisto nel tempo come equilibrio instabile, storicamente determinato chiaramente, tra gli aspetti personali e fattori sociali della comunità, con ancora la possibilità di immaginare la realizzazione di aspirazioni e soddisfazioni e soddisfacimento di bisogni e ancora, come appunto chiedevo anche nel questionario, non il fine della vita, ma una risorsa della vita quotidiana. La consapevolezza e il fatto di avere e di essere in salute è una grande consapevolezza, una grande forza che ci permette appunto di affrontare le sfide in termini individuali e anche come comunità. E a questo punto, ecco, vado all'altra, ho recuperato anche questo, laddove è possibile immaginare l'atto e le strategie che riguardano la salute non soltanto perché rivolte a quello che l'ambito sanitario può darci o dal quale ci dobbiamo aspettare, ma perché risultano invece importanti, accanto evidentemente agli atti sanitari, tutte quel complesso di attenzioni verso le condizioni sociali ed economiche che poi non sono altro che ci permettono di entrare nel concetto di determinanti di salute, sui quali evidentemente possiamo fare e facciamo la differenza. Voglio dire, non possiamo aspettarci soltanto la garanzia della nostra salute dall'ambito sanitario, ma tocca un ambito più ampio e tocca la responsabilità attiva un po' di tutti, sia di chi riceve un servizio, sia di chi eroga un servizio. E allora, intanto, possiamo definire intanto dei prerequisiti per la salute e concetti come la pace, la casa, l'istruzione, che non sono concetti, sono cose concrete, il cibo, il reddito e la continuità delle risorse, la stabilità dell'ecosistema, oggi più che mai, la giustizia e l'equità sociale, oggi più che mai, sono tutti prerequisiti che consentono di poter porre in essere le nostre azioni. Se non abbiamo quei prerequisiti, anche nel nostro mondo attuale abbiamo di che parlare dell'assenza o della fragilità rispetto a quei prerequisiti, ma mancando quelli è difficile poter andare avanti nella costruzione e nella tutela e nella promozione della nostra salute. Poi accanto a questo, fattori positivi o negativi che in qualche modo invece influenzano e sono anzi dire proprio determinanti nella salute, posto in essere i suddetti prerequisiti. E questa immagine ci fa immaginare i livelli, non solo la tipologia di determinanti, ma anche la connessione. Vedete, c'è una sorta di gioco di matriosche che in qualche modo fa considerare l'individuo con le proprie caratteristiche all'interno di un livello primario di rapporti e poi via via le reti sociali di comunità e lì dentro una suddivisione di ambiti, di setting che in qualche modo sono quelli che raggruppano
gruppi, comunità e organizzazioni. Il tutto evidentemente sostenuto da condizioni socio-economiche, culturali e ambientali generali e, torno a dire, quei presupposti, quei prerequisiti di cui parlavamo prima. Tutto questo influenza appunto la nostra salute. Quindi quando parliamo di salute, ripeto, ribadisco, non parliamo di qualcosa che attiene all'ambito sanitario e dal quale dobbiamo quindi aspettarci il tutto, ma è un equilibrio assolutamente pari, se non di più, tra componenti di ordine sanitario, componenti di ordine individuale e non modificabili, l'età, il sesso, i fattori ereditari, alcuni di questi, molti di questi sono ereditari e sono come tali tare che rimangono, in positivo o in negativo, caratteristiche le chiameremmo, accanto a tutte le altre variabili di cui abbiamo parlato. E allora vedete un po', qualcuno un po' di anni fa ha proprio stabilito questo tipo di proporzioni. Vedete come l'accesso alle cure appartiene soltanto al 10% delle garanzie che possiamo dare in termini di determinanti di salute. E come invece tutto quello che si muove per favorire la salute, e sono tutti quegli elementi di cui abbiamo parlato, sicuramente rappresentano da sole il 50%. E allora possiamo sicuramente parlare, ma è un retaggio che risale ancora prima della Carta di Ottawa da Almaata del 1978, e risale un concetto sociale di salute come completo benessere fisico, mentale e sociale, e a questo punto i miglioramenti nella salute e il benessere si ottengono affrontando i determinanti sociali e ambientali in tandem con i fattori, quelli che abbiamo visto essere i propri. E allora c'è ancora un altro modo di poter a questo punto affrontare i fattori che influenzano la nostra salute e il lavoro sulla salute e il benessere. Sono fattori protettivi, condizioni di buona salute, sicurezza e comfort degli ambienti, e qua ci sono una serie di dettagli, fattori psicosociali, la partecipazione civica attiva e un impegno sociale, forti reti sociali, l'autostima. I servizi sanitari efficaci, non scordiamolo, fanno la loro parte e sono efficaci quando sono sempre più sintonizzati sui bisogni e sul cambiamento di questi nell'arco del tempo. Ancora stili di vita sani e, dall'altra parte, fattori o condizioni che invece condizioni di rischio, fattori e condizioni di rischio che sono più sul versante che chiameremmo un po', con un termine un po' improprio, i fattori quelli più negativi, quelli più che ci preoccupano in qualche modo. La povertà, vedete, torna il concetto di sociale di squilibrio, l'ambiente inquinato, il lavoro pericoloso, l'esaurimento delle risorse naturali e quant'altro, fattori di rischio psicosociali, fattori di rischio comportamentali, fattori di rischio cosiddetti fisiologici, cioè quegli elementi che in qualche modo sono e ci appartengono, sono fisiologici o parafisiologici, ma molti dei quali sono di carattere ereditario, ma sui quali possiamo comunque lavorare. Almeno su alcuni di questi sicuramente possiamo lavorare. Qua c'è un riferimento. Come dire, la cultura anglosassone, europea e non, è stata molto impegnata a partire dalla fine degli anni Ottanta in un percorso che ha permesso di teorizzare molto in termini di salute, promozione della salute e del benessere. Ed eccoci al primo passaggio significativo in termini di proiezione nel mondo e nelle cose da fare insieme all'interno delle comunità rispetto alla salute, cioè promuovere la salute delle comunità. E la Carta di Ottawa, stilata nell'86, alla prima conferenza internazionale sulla promozione della salute, dettò proprio queste prime linee, e come vedete l'immagine è un'immagine tonda, con una parte in alto a sinistra al mio sguardo, aperta un po' fuori dal circolo, per dire che evidentemente le azioni della comunità si proiettano in avanti e si proiettano in un futuro
che non è sempre lo stesso, che ci vede assolutamente diversi, che ci vede in continuo cambiamento e rispetto al quale dobbiamo saperci assolutamente muovere. Si teorizza a quel punto la strategia promozione della salute come un processo socio-politico globale che investe le azioni finalizzate al rafforzamento delle capacità e delle competenze degli individui, quindi le attività educative, l'educazione alla salute, accanto alle azioni volte a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche. Da questo punto di vista ritengo fondamentale sottolineare e recuperare il valore politico che ha la promozione della salute, evidentemente politico con la P maiuscola, perché non è soltanto rivolto agli aspetti educativi, ma anche agli aspetti di cambiamento e quindi di politiche per il cambiamento, di politiche per la salute. Oggi parliamo di One Health, ma perché parliamo oggi di tutti i fattori fondamentali che influenzano le condizioni di salute, ma ancora prima, qualche decennio fa, si parlò di salute per tutti, di salute in tutte le politiche, perché è quello è il grosso, è la grossa scommessa. E la Carta di Ottawa prevede tre attività essenziali: to advocate, to enable, to mediate. Difendere, patrocinare, sostenere le cause, mettere in grado e rendere capaci le persone e mediare tra interessi di singoli, di gruppi, di lobby. Ancora cinque azioni strategiche: creazione di sane politiche pubbliche, creazione di ambienti favorevoli alla salute, rafforzamento delle azioni comunitarie che favoriscono la salute e ancora sviluppo delle capacità individuali e riorientamento dei servizi sanitari. Su questo spendo soltanto una parolina, perché chiaramente diventa una scommessa di politica sanitaria, quella di immaginare che strutture sanitarie che votano e che riorientano verso obiettivi di salute scelgono la promozione della salute e si riorganizzano in quanto tale, si riorganizzano considerando anche la necessità di ritrovarsi in rete con strutture simili o con altre istituzioni, perché è soltanto così che si va avanti nella costruzione del benessere e della salute attraverso politiche di promozione della salute. Alcuni hanno definito la salute un concetto ombrello, la promozione della salute, scusate, perché appunto comprende una gamma di attività che in qualche modo inglobano una serie di azioni. Ciao. Prego. No. Pronto? Pronto? E continui, c'era una collega con l'audio attivato. Sì. Va bene. E la promozione della salute tiene conto di tutti questi fattori, da fattori intrapersonali alle politiche pubbliche. Sto guardando l'orologio, mi rendo conto che sono arrivato quasi e che Amelia ancora non mi ha fatto gesti, ma tra poco me li farà. Quindi scorro. E cosa in particolare facciamo quando esprimiamo azioni di promozione della salute e ci organizziamo per promuovere la salute? Fondamentalmente esprimiamo azioni di empowerment for health, cioè mettiamo le persone e i gruppi in condizione di riconoscere i propri bisogni, partecipare ai processi decisionali, realizzare specifiche azioni, assumere maggiore controllo e responsabilità sui fattori personali, socio-economici e ambientali che li influenzano. È il modo attivo, io aggiungerei, è il modo democratico di essere nella nostra terra, nella nostra comunità, di partecipare, di essere parte attiva. Vi invito ad ascoltare da questo punto di vista molti degli interventi di uno storico, di Barbero, Alessandro Barbero, il quale da storico affronta temi attuali di politica e di storia recente che hanno molto a che vedere e ultimamente in occasione anche della liberazione, della festa per la liberazione del 25 aprile ha tenuto una serie di conferenze interessanti. Vi invito a collegarvi con quei siti. Allora, fu definito un salto culturale fondamentalmente, professionale e organizzativo, e un profondo cambiamento nel modo di strutturarsi e di operare. Ancora una trasformazione radicale,
perché si diventa coartefici della propria esistenza e le strutture sanitarie perdono l'esclusiva sulla salute e si interfacciano con il resto della comunità. Qualcuno la definisce utopia, e se è utopia è tanto più concreta quanto più, come ci ha detto Edoardo Galeano, ci permette di andare avanti nel nostro cammino. E ancora ci dice, ci ha detto il nostro, ci ha detto tutto questo, la crisi è la più grande benedizione, io non riesco a leggere bene, ma vorrei liberarmi un attimo di questo perché vorrei leggerlo con voi. La grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi, la creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte, è nella crisi che sorgono l'invettiva, le scoperte, le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato, chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che non alle soluzioni. Bene, io a questo punto ho provato a mettere in piedi assieme tutti questi elementi. Li ho messi perché rappresentino strumenti sul nostro tavolo per provare a recuperarli nel momento in cui parleremo di prevenzione delle ludopatie, prevenzione di altri elementi che in qualche modo accompagnano l'insorgenza di questo o l'accostamento di altre dipendenze, come purtroppo è possibile notare e non da adesso. Allora, io sono Maria Rosa Sampieri, lavoro al CERT di Bagheria, lavoro al CERT in genere da 27 anni e oggi vorrei con tutti voi costruire un'idea. Io vado, cercherò di lavorare, tramerò una tesserò una trama. Mi piace molto usare questa metafora che partirà dalla ludopatia allo sviluppo delle life skills, dall'isolamento alla comunità educante. Ringrazio Amelia Bucolavotriglia che mi dà l'opportunità di parlare di teatro e poi ci arriveremo insieme. E vorrei invitare gli insegnanti e i genitori che purtroppo non vedo comunque a interagire con me in un modo che ci inventeremo. Intanto vi chiedo per favore di attivare il vostro telefonino sulla camera fotografica e poi faremo un gioco insieme. Io voglio sconfiggere la distanza a tutti i costi. Il mio tema è dipendenze patologiche, ludopatia, attività teatrale. Il teatro laboratorio di prevenzione e cura dei comportamenti di addiction. Mi scuso per la presentazione funerea, ma come dicevo ho avuto problemi con i miei due PowerPoint e poi proprio volevo concentrare l'attenzione sull'idea, proprio sulla parola, sul pensiero questa volta. Possiamo andare avanti, Marco? Innanzitutto il mio viaggio, la mia trama parte dal CERT, che è il servizio di dipendenze patologiche, che è presente nel territorio di Bagheria e su tutta la provincia di Palermo. Abbiamo il favoloso sito dell'ASP di Palermo, dove trovate tutti gli indirizzi. Alla fine di questa mia costruzione di pensiero, co-costruzione di pensiero, io poi vi darò i miei indirizzi. Le dipendenze patologiche ho voluto presentarle in maniera chiara per dare l'idea che c'è una dipendenza patologica da sostanza, connesse quindi al consumo di sostanze psicotrope legali come l'alcol, la nicotina, gli psicofarmaci ed altro, e le patologie connesse al consumo di sostanze psicotrope illegali, eroina, cocaina, crack, hashish, marijuana, eccetera. Quindi stiamo parlando di una sostanza che si assume. Invece dall'altro lato c'è una dipendenza patologica che è senza sostanze e quindi diventa un comportamento. E sul comportamento fortunatamente è più facile lavorare per noi operatori. Ne ho citato le più famose, sono la bulimia, l'anoressia, il gioco d'azzardo, i videogiochi, la dipendenza da internet, da smartphone e altro che voi potrete anche aggiungere a questo documento quando vi arriverà. Ci tenevo a dare questa, a presentarvi in maniera chiara, perché vi penso come genitori, per esempio, di giovanissimi
e giovani adulti, ma anche come insegnanti, quindi sostanze e senza sostanze. Possiamo andare avanti. La ludopatia, mi chiede Amelia Bucalotriglia di concentrarmi su questo, sulla ludopatia, che è una dipendenza dal gioco o dipendenza dal gioco d'azzardo ed è quindi classificata, per legarmi all'idea di prima, è una dipendenza comportamentale e aggiungo di nuovo che sulla dipendenza comportamentale, essendo un comportamento, noi operatori delle dipendenze patologiche abbiamo più facilità ad operare sul versante della cura e della riabilitazione. Gli indicatori, Amelia mi diceva, sì, Chiara, abbiamo gli insegnanti, abbiamo i genitori. Cosa vedete voi guardando, osservando i vostri figli o i vostri alunni? Una compulsione al gioco è un grossissimo indicatore, sono chiusi nella stanza a giocare. L'isolamento sociale, non il loro mondo, la loro socialità viene spesa con il mediatore, con la mediazione del gioco, quindi con l'assunzione del ruolo altro, quindi una anche disconnessione dalla propria psiche. Diventano avatar a tutti gli effetti, gli sbalzi di umore, quante volte i genitori ci contattano proprio con questo indicatore, lo sbalzo d'umore. Era un bambino tranquillo, ora ogni tanto piange, ogni tanto si isola, ogni tanto questo sbalzo d'umore, l'iperfocalizzazione sui risultati del gioco. Anche lì al servizio arrivano genitori che ci raccontano che i figli diventano aggressivi se perdono, iperfelici se vincono. Quindi queste voci che transitano attraverso e superano la porta della loro stanza. E poi l'indicatore più triste dal mio punto di vista è l'esclusione da altri eventi della vita. Quindi gli hikikomori, no? Quasi siamo sul versante degli hikikomori, cioè ragazzi che cominciano anche ad abbandonare la scuola, lo sport, seppur per esempio straordinari sportivi anche sul versante dell'agonismo. Possiamo andare avanti, Marco. Allora, la ricetta. Questo pensiero che io sto costruendo con voi oggi è un po', dal mio punto di vista, una ricetta straordinaria. Quando i genitori, gli insegnanti ci dicono: ma noi che possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Qual è la ricetta? In questo senso, per fortuna, non sono medico, quindi la ricetta è uno sviluppo di competenze. E mi aggancio con grande piacere a Salvo Siciliano con la sua straordinaria dissertazione sul concetto di salute. È un pezzettino della relazione di Salvo, ve la porto qui. Il concetto è nucleato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Carta di Ottawa dell'86, datata ma attuale, arriviamo ora, quasi 40 anni di distanza, delle life skills. Quindi qual è la ricetta? La mia ricetta dopo 30 anni di lavoro è molto semplice. Il termine life skills, lo leggete, viene generalmente riferito a una gamma di abilità emotive, relazionali e cognitive di base che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale, cioè che rendono l'individuo abile, skillful, a far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Io vi porto però, io sono nella mia stanza ora, vi porto qua e vi dico, non dico con assoluta certezza, perché sopravvaluterei la mia percezione, però vi dico che potenziare, Marco, possiamo andare avanti, così loro lo vedono. Potenziare queste 10 life skills, competenze alla vita, che sono frutto di uno studio e vengono indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, potenziarle nel giovane adulto, nel giovanissimo soprattutto, che comincia a svilupparle pian piano con una serie di attività,
è, dal mio punto di vista, cioè il punto di vista di una pedagogista che lavora in questo servizio da quasi 30 anni, l'unica, quasi vorrei dire quasi l'unica, insieme all'idea di comunità educante, opportunità che abbiamo noi genitori, operatori, insegnanti e tutti gli agenti educativi di far fronte alla dipendenza. Ovvero l'idea che vi dicevo che volevo tramare con voi è l'autonomia contro la dipendenza. L'autonomia diventa formare, è formare, sviluppare queste 10 competenze alla vita di cui io vi sto parlando, traducendole proprio da un dettato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E avete pronto il telefonino, perché vi faccio fare una piccola attività. Marco, possiamo andare avanti? Scusatemi, prima dell'attività vi volevo fare presente una cosa importante, me ne ero quasi dimenticata, che le competenze, le 10 competenze sono raggruppate in emotive, relazionali e cognitive. Quindi emotive è proprio l'emozione, sentire, il sentire, il pensiero, allora il cognitivo è il pensiero, l'emotivo è tutto quello che riguarda gli stati d'animo, lo vedete da voi, e la relazione è tutto quello che ci mette in relazione all'altro. È quasi una forzatura, però ci fa riflettere sulle 3 grandissime aree delle persone: emozione, azione e pensiero, che vanno interconnesse. Quindi se noi lavoriamo solo su uno dei punti, solo sull'emozione, andiamo allo psicologo, solo sulla relazione, allora fa le attività in relazione agli altri, eccetera, eccetera, solo sul cognitivo, ti diciamo che la ludopatia è questo e quest'altro, noi non risolviamo, dobbiamo, noi operatori, agenti educativi, tutti, genitori, io parlo anche ai genitori, cercare di connettere sempre l'area dell'emozione, delle relazioni e del pensiero, sempre, sempre, avere in mente che l'uomo è questo, quello che vedete. La mia idea, quella che sto costruendo con voi, è di portare qualsiasi ragazzo, giovane adulto, a prescindere dal fatto che sia affetto o meno da una dipendenza patologica, a sviluppare pienamente queste 10 life skills. Marco, possiamo andare avanti? Il telefonino, per favore, scattate una foto a questa slide. Io ogni tanto vado a prendere quella che io mi sono inventata, letteralmente inventata, come la pagella delle life skills. Appena siete a casa, avete un momento, utilizzatela in qualche modo come dire, veramente una pagella non di matematica, di storia, ma la pagella delle competenze alla vita. Anche su di voi, testatela su di voi, da 1 a 10, in maniera molto semplice l'ho pensata, colora da 1 a 10 gli spazi relativi alla tua idea, genitore, tua insegnante, tua di te stesso, di quanto abbia o hai sviluppato tuo figlio, tua figlia, il tuo alunno, le seguenti life skills o competenze alla vita. Per esempio, dal mio punto di vista, genitore, mio figlio Giuseppino, mia figlia Carmelina, quanto da 1 a 10 è consapevole di sé? Quanto si conosce? Quanto dal mio punto di vista sa gestire le emozioni? È una chianciulina, si butta in un angolo, non mangia se ha avuto una brutta interrogazione, in maniera molto semplice, anche legato fortemente allo stress. Quanto dal mio punto di vista comunica in maniera efficace? Ti dice sì, buonanotte, via, o è lì che ti butta tutto addosso e non ti ascolta, o è lì che ti racconta qualcosa, ascolta il tuo punto di vista, poi lo percepisce, lo rielabora, ti dà un feedback? Quanto lo vedi in relazione efficace? All'amichetta del cuore, va a mangiare la pizza con i compagni di scuola, quanto? Quanto empatizza? Lo capisci che sei arrabbiato, vieni da una giornata di lavoro, entra in empatia, ti fa una domanda
del tipo, per esempio, mamma, papà, ma hai mal di testa, ma ti senti male, capisce, entra in empatia, pensiero creativo, non mi sentite? Non mi sentite, Amelia? Amelia, mi sentite? Sentiamo okay. Benissimo. Ok, che non, siccome leggevo... c'è qualcuno che dice che non... No, perché io temevo sempre per la mia connessione. E poi la risoluzione dei problemi. Di fronte a un problema X, si è bucata la bicicletta, chiede a voi o risolve. Quindi su cose semplicissime, su azioni e comportamenti semplicissimi, vi prego, avete scattato la foto, pensatela prima su di voi e poi sui vostri figli in maniera già molto semplice, a prescindere dal set, a prescindere da tutto, dagli operatori. Cominciate a lavorarci. Se riconoscete che vostro figlio, vostra figlia, i vostri alunni non sono molto consapevoli, i professori possono cominciare a lavorare sui temi. Raccontami di te, del tuo futuro, la lettera tra 10 anni, no? Quante attività potete fare in tutte le materie, compresa la matematica, no? Inventandosi l'algoritmo della consapevolezza di sé, cosa bisogna fare per essere, che idea vi viene per essere maggiormente consapevoli, oppure tutte le attività che rimandano loro una idea di loro stessi, dalla foto su Instagram, la video presentazione della loro vita, la foto della stanzetta, del divano, della famiglia o delle famiglie, chiaramente è inutile dire che parliamo di famiglie e non famiglie, ormai su questo penso che abbiamo ci siamo intesi da tanto tempo, quindi ci conterei molto, mi dispiace non avervi di presenza perché avremmo potuto interagire. Ma andiamo al nostro bellissimo progetto al teatro. Marco, possiamo andare avanti. Perché mi è piaciuto molto che Amelia mi abbia pensato? Sa forse della mia passione anche per il teatro come contesto di cura? Noi al CERT, per esempio, per i nostri utenti abbiamo chiesto a volontari, chiediamo sempre, io chiedo a te espressamente, Amelia Bucalo, di pensarci ogni tanto al CERT, e costruire, co-costruire con noi un progetto, perché noi ci appoggiamo a scrittori, attori e registi volontari, perché il teatro, l'attività teatrale, l'attività non tanto il teatro, anche andare a teatro, anche, ma proprio essere, come diceva Salvo Siciliano, che non vedo più, come diceva Salvo, attori della propria vita, diventa un laboratorio facile, anche usufruibile, perché sul territorio i teatri, c'è Amelia ora, ci sono i teatri, usufruibile affinché i ragazzi, i giovani e i giovani adulti possano in un contesto protetto sviluppare, io dico quasi tutte, o esercitare, mettiamola così, l'esercizio io credo quasi tutte le life skills, scusate, torno indietro perché a volte qualcuno la dimentico, la consapevolezza di sé, perché gli altri ti rimandano, hai i capelli così, hai la voce bassa, devi lavorare sulla voce, si lavora sul portamento, e anche tutte queste azioni ti danno un'idea di te, tu non ti eri accorto che cammini come, non lo so, strano, te lo rimanda questa azione. La gestione delle emozioni, sul palco devi andare, ci devi andare, no, lo stress, l'ansia da prestazione, quindi quando Bucalo Triglia mi dice teatro, mi invita e la ringrazio, per me è un'occasione unica per dirvi che è una, come dire, un momento straordinario dove quello che vi sto passando, che è frutto di lavoro di anno, cioè l'autonomia, lo sviluppo delle life skills, riduce, dobbiamo veramente capirlo tutti insieme, riduce moltissimo l'adesione a comportamenti di rischio, perché per esempio una delle life skills, che è il pensiero critico, e viene sviluppata pure in ambito teatrale, è quella abilità, competenza alla vita, che ti fa dire no quando ti passano la canna, anche se sono in 10 ed è il 1° maggio, ti fa dire no, ti fa essere diverso in un contesto fortemente, come dire,
non mi viene la parola, aiutatemi voi, conformismo gregario, no? Che fa? Non ti fai la canna. Pensiero critico ti fa pensare, no, dai, questo veramente, me lo posso evitare, sto insieme e vado avanti. È interessante la durata questa volta, 9 mesi se non ho capito male. Quindi sì, 9 mesi a cadenza settimanale, ho capito bene, Amelia, perché è veramente straordinaria questa opportunità ogni giorno di andare là, una volta non ci vuoi andare perché ti hanno rimandato di te un'immagine che sei così, una volta ti sei fatto la crisi di ansia, invece ci torni e te la curi e devi risolvere comunque un problema con il gruppo. Quindi per me è straordinario. Marco, possiamo andare avanti e ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando. Sì, Maria Rosa, andiamo anche un pochino più veloce, è molto interessante. Ho finito. Gli obiettivi del progetto. No, è importante quello che stai dicendo, quindi per me... ho finito, dammi solo un minuto poi per pubblicizzare il CERT. Gli obiettivi del progetto li ho presi da Amelia, che me li ha ricordati in maniera chiara, perché volevo capire se veramente c'eravamo... Sono la socializzazione, la creatività, la capacità coordinativa, ci sono tutti. E ve lo scrivo, consentono a un giovanissimo di entrare in contatto con il proprio sé, riconoscerlo e iniziare a fronteggiare la vita con un bagaglio che amplifica la percezione dei comportamenti di rischio. È il valore gigantesco che io do in genere a queste attività rivolte ai giovani è il coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti, aggiungerei altri agenti educativi, la nonna, no? Poi si crea questa in una trama educativa rivolta ai giovanissimi che diventa quello che noi operatori ci auspichiamo da tempo, rete sociale e comunità educante, dove il genitore aiuta l'altro, il prete aiuta l'agente educativo teatrale, chiede agli insegnanti, no, questa trama, questa comunità educante che si mette insieme per raggiungere uno scopo. Marco, andiamo avanti perché vedo la faccia di Amelia, ho finito Amelia. Allora, come accedere, se volete sapere dove siamo, cosa facciamo e come si accede se avete un problema di ludopatia che verrà trattato comunque con questa modalità, le life skills e tutto il resto, per i minori di 18 anni dovete prima rivolgervi al servizio di neuropsichiatria infantile, se volete scattare la foto, che riceve per ora, riceve le richieste su, mi dicevano le colleghe, tramite posta elettronica. Quindi loro accettano una ludopatia, si mettono d'accordo con noi che siamo al piano di sopra e lavoriamo insieme, perché noi non dovremmo in realtà incontrare minori d'età. Oppure rivolgersi allo sportello d'ascolto, noi del CERT siamo presenti con lo sportello d'ascolto su tutte e 5 le scuole medie superiori. Vi dico in tutta onestà che in questo anno funesto non siamo stati, proprio non c'è stato un momento di sportello, ma soltanto le segnalazioni e abbiamo lavorato da remoto come abbiamo potuto. Andiamo avanti con la pagina, Marco. Per i maggiori di 18 anni, invece rivolgetevi al CERT, voi genitori, anche inizialmente venite voi, perché io personalmente, se curo e tratto la situazione, faccio una cosa molto semplice, signora, mi chiama suo figlio, lo chiamo, ci facciamo una chiacchierata e così nasce poi. Il percorso delle life skills io lo utilizzo anche in modalità individuale, con tutta una serie di attività che al di là, laddove non abbia la risorsa che per esempio si sta presentando ora, comunque io cerco comunque di sviluppare le life skills anche in un contesto di ascolto individuale, sempre insieme a un lavoro di consulenza e counseling e colloqui pedagogici rivolti ai genitori e agli agenti educativi significativi in rete, con gli agenti educativi significativi che gravitano intorno al giovane o al giovane adulto. L'ultima slide ci tengo, grazie per l'ascolto. Grazie a te, sei stata chiarissima e grazie per le importanti parole che hai detto, sottolineando l'importanza dell'abilità e del potenziamento delle abilità della persona. Diciamo che con parole semplici hai parlato di queste life skills
È un termine inglese, ma vuol dire abilità, quindi il potenziamento del proprio e il riconoscimento dell'emozione, delle azioni del pensiero, questi aspetti che tu hai, queste cose che tu hai citato, fanno pensare non solo alla relazione con i propri figli, ma anche alla relazione con l'altro, con il proprio compagno all'interno del nucleo familiare, giusto? Quindi approfondiamo, grazie per averci fatto riflettere su questi aspetti. Noi continueremo questo discorso, chiaramente, Maria Rita. Ma non so se mi senti, sì, mi vedi? Io te lo Ok. dico ogni anno, Amelia, quando dici tu lavoriamo anche sugli Maria Rosa, lo adulti. faremo immediatamente, lo faremo prestissimo. Grazie. Adesso Ida Rosa, Brigida Rosa, la dottoressa Rosa, grazie per essere con noi. La parola a lei. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io velocemente vado alla presentazione, evito di fare qualsiasi preambolo. Il percorso che faremo insieme attraverserà più o meno la relazione di Salvo e poi anche la relazione di Maria Rosa, per cui diciamo che forse probabilmente sono al posto giusto. A me piaceva cominciare fondamentalmente con questa frase detta da una paziente affetta da ludopatia, da ludopatia. Che raccoglie proprio tutta la sofferenza che c'è dietro alla giocare e al mettersi in gioco. Allora, partendo un po' da quello che aveva detto Salvo, diciamo che facciamo un passo più avanti e la cornice teorica dove noi normalmente ci muoviamo è quella proprio del pensiero salutogenetico. In più, rispetto a quello che già ci ha raccontato il dottore Siciliano, aggiungiamo un altro tassello, che in realtà è questo, cioè il paradigma della salute è concettualizzata fondamentalmente con un continuum, dalla salute alla malattia. Quando parliamo di malattia facciamo molta attenzione perché non parliamo della malattia fisica, ma parliamo di quello stato che ci mette nelle condizioni di non vivere bene, quindi del malessere. In ciascuna persona chiaramente tutti ci possiamo collocare in questo continuum, e ci ritroviamo in un dato momento della propria vita. Ciò significa che ognuno di noi è in grado anche di ritrovare e di disporre di quelle risorse e di quelle opportunità, e qui poi ci avviciniamo sempre di più al concetto delle life, che ci permettono di spostarci verso un polo piuttosto che per un altro. Diciamo che la domanda a questo punto si trasforma, non è più quali sono le cause della malattia e come possiamo prevenirla, ma bensì al contrario guardare l'aspetto dalla parte della salute, quindi quali sono le fonti della salute, come si crea e soprattutto proprio per entrare in connessione con quanto detto da Maria Rosa, come la possiamo rinforzare? Allora, arriviamo a quel concetto tipico che è quello dell'empowerment, cioè la salute umana non è statica, ma è in continua evoluzione. Su che cosa si fa leva? Si fa leva proprio esattamente su quella capacità che noi tecnici chiamiamo empowerment, che è data proprio dal potere che ognuno di noi possiede per poter collocarsi all'interno del continuum tra la malattia, virgolettata, e la salute come meglio pensiamo. Basta semplicemente riuscire a capire dove fare leva e a che cosa fare riferimento. Ed arriviamo esattamente a quello che ci siamo già detti, che è stato un po' il filo conduttore di tutti quanti gli interventi precedenti. Quindi diciamo che in questa polarità ci sono momenti in cui noi non abbiamo quel potere personale, individuale, ma anche di comunità che ci permette di poterci spostare più sul polo della salute. E così come ci sono momenti in cui i fattori di rischio invadono totalmente la nostra vita, e la capacità è quella proprio di riorientarsi, di trovare un vero e proprio significato agli eventi e cercare di trasformare ogni esperienza proprio in una vera e propria occasione di apprendimento. Attraverso che cosa? Parolette magiche, come abbiamo già visto.
le Life Guiding Skills, cioè quelle abilità che ci guidano per tutta la vita. Sono quelle che ci danno l'opportunità di dare un vero e proprio senso e di porci più su uno stato di benessere che su uno stato di malattia. Ecco qua, io e Maria Rosa abbiamo utilizzato la stessa slide, esattamente, proprio perché sono loro, non esistono altre. E sono proprio le abilità che servono per rinforzare e ripensare alla propria salute. Io aggiungo, rispetto a quello che è stato già detto da Maria Rosa, questo concetto del life course, cioè nel corso di tutta la vita. Noi possiamo comunque, in ogni caso, rinforzare le nostre abilità in qualunque momento della nostra vita. Ecco perché il binomio e la polarità salute-malattia, sempre virgolettato, ci porta all'utilizzo, diciamo, poi di questo genere di competenze. Allora, siccome siamo in presenza di docenti e di genitori e il contesto è quello teatrale, volevo fare semplicemente una piccola puntata sul significato che assumono le skills all'interno dei percorsi didattici e poi le life skills invece in relazione al teatro. Allora, è chiaro che noi intendiamo le life skills come quello strumento attraverso cui, oltre agli aspetti cognitivi, va comunque considerato il come stiamo e il come percepiamo. Già Maria Rosa ha anticipato la suddivisione delle life in cognitive, emotive, relazionali, eccetera, ma ecco, la paroletta magica è, oltre al sapere, come sto, che cosa percepisco della mia salute, del mio stato, eccetera. E rispetto ai programmi e ai percorsi didattici, quello che noi in qualche modo, diciamo, tecnici cerchiamo di fare all'interno della programmazione curriculare è utilizzare proprio le life skills e tentare di leggerle in filigrana, che è un'espressione molto precisa che ci permette di collocarle all'interno di qualsiasi percorso didattico. Per cui io posso fare matematica, ma in filigrana, dietro i concetti e gli obiettivi della matematica, posso sicuramente inserire e rinforzare delle abilità. Le life skills al teatro educativo. Allora, a me è piaciuta molto anche questa, se ringrazio Maria per avermi invitato, perché sicuramente il teatro, per chi fa questo genere di lavoro, come me, Maria Rosa e Salvo, diventa un'esperienza assolutamente formativa e di grande impatto proprio nel percorso della crescita evolutiva. Il fare finta di, chiaramente, permette una serie di elementi di conoscenza, diventa anche un veicolo per l'esperienza emotiva, per la, come vedete, sono tutte le sicuramente che viene pensata all'interno dei percorsi di promozione della salute. Allora, entriamo un attimo più nello specifico della ludopatia e mi interessava partire da una definizione che non ha niente di scientifico, ma che ci può essere utile per quello che facciamo, che è quella di Wikipedia, dove dice che la dipendenza è un'alterazione del comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una ricerca esagerata del piacere attraverso mezzi e sostanze o comportamenti che sfociano nella condizione patologica. Punterei l'attenzione sull'abitudine, perché l'abitudine, per l'appunto, è un'azione che viene fatta. Riferendoci al gioco, nessuno dice che non bisogna giocare. Il problema è capire fino a quanto questo gioco non diventa un'abitudine. Cioè si perde il concetto. E quindi questo sicuramente, sento un rimbombo, aiuto? Ecco qua, in che rapporto stanno con i comportamenti dipendenti? Diciamo, a cosa serve allenare le skills
per prevenire i comportamenti dipendenti. Sicuramente aumentare le conoscenze, allenare il pensiero critico, sicuramente gestire lo stress, aiutare a sviluppare livelli più elevati di autoefficacia, la consapevolezza di sé, l'identificazione e soprattutto l'attraversamento e il nominare le emozioni, che è uno degli elementi, diciamo, che più poi noi riscontriamo nel momento in cui entriamo all'interno poi del percorso patologico. Allora, mi piaceva fare questa piccola riflessione sul perché si gioca d'azzardo, e quello che vedete, così come la frase di inizio, la macchinetta si mangia il dolore, come vi dicevo, è molto evocativa e raccoglie proprio veramente la sofferenza che c'è dietro alla ludopatia. In genere, diciamo, la ludopatia colpisce prevalentemente gli uomini, però ultimamente si è anche visto quanto la percentuale delle donne sia notevolmente aumentata. Quello che è perché si gioca d'azzardo? Per il desiderio di evasione e l'incapacità di resistere alla tentazione. La vincita del denaro, che è legata al gioco d'azzardo, in realtà non risulta essere una buona motivazione, ma più che altro lo si fa, si gioca e si arriva al gambling proprio perché serve, diventa una strategia di coping disadattiva, cioè significa è funzionale alla gestione dello stress, quindi assume il valore proprio della vera e propria autocura. Questi sono alcuni dati, ma ve li do molto velocemente, non mi interessa neanche starci molto. È importante riflettere sul fatto della, rispetto a quello che per esempio diceva Salvo della grande importanza che ha l'ambiente e la comunità, no? Nel riuscire ad indirizzarci verso percorsi di salute. L'azzardo è la terza industria italiana per fatturato, per cui è uno Stato che da un lato dà, dall'altro toglie, però di fatto diciamo che il gioco d'azzardo ormai è una realtà. Ci sono 6.181 agenzie che si propongono sul nostro territorio. In particolare quella giovanile, diciamo, che tocca un po', così come diceva Maria Rosa, quei soggetti che hanno un temperamento novelty seeking, cioè che vanno sempre alla ricerca di nuove sensazioni. Per cui il gioco, da gioco sociale, diventa gioco individuale fino a poi arrivare proprio ad una dipendenza di tipo patologico. Secondo gli ultimi dati ISPED, io resto a casa 2020, gli adolescenti hanno giocato molto di più durante il lockdown al gratta e vinci, perché il 52% addirittura degli studenti, perché erano disponibili nelle tabaccherie, che come sapete sono rimaste aperte anche durante il lockdown, ed erano i luoghi più vicini chiaramente alle abitazioni e alla scuola. Allora, cosa abbiamo fatto sul nostro territorio? Ed arriviamo direttamente al progetto che ci interessa e che ci ha visto protagonisti. Su questo territorio, che è il distretto di 34 di Carini, esiste un solo liceo e degli istituti comprensivi. Con la dottoressa Picone, che è la responsabile del CERT di Montelepre, nonché il referente, diciamo, del GAP per conto dell'assessorato alla salute, so anche che è intervenuta durante la prima conferenza, ci siamo creati uno spaccato all'interno del mega progetto Una scommessa su di noi, interventi di prevenzione e percorsi di GAP. E nel corso del 2019 abbiamo pensato di rivolgere questo progetto, scommettiamo che non lo sai, agli alunni di 3 istituti comprensivi del nostro territorio e, la cosa che più è stata interessante, al comitato dei genitori dell'istituto comprensivo di Cinisi. È una realtà a parte, hanno un comitato dei genitori che lavora molto bene e su quelli, insomma, abbiamo lavorato parecchio. Allora, con quali obiettivi? Ovviamente il mega progetto doveva essere calato nella realtà, nella nostra realtà specifica. Dovevamo in qualche modo, come dire, restringere ad imbuto e trovare degli obiettivi che potessero in qualche modo essere importanti per il territorio.
Sicuramente avevamo l'obiettivo di informare sui fattori di rischio e contemporaneamente lavorare sulle strategie di protezione, rendere maggiormente conosciute le possibili motivazioni che spingono a giocare, che era questo un po' quello di cui abbiamo parlato prima, ma ci siamo soffermati in particolare su uno degli aspetti che fanno parte del gioco d'azzardo, che sono proprio i meccanismi di distorsione cognitiva, i cosiddetti bias cognitivi, che sono tutte quelle costruzioni mentali che il giocatore si crea per darsi una reale possibilità per continuare a giocare. Uno di questi, un bias cognitivo di questo, era proprio legato al calcolo delle probabilità. Adesso ci arriviamo. L'ultimo obiettivo che chiaramente ci interessava era l'aggancio di situazioni problematiche e patologiche che inizialmente, almeno personalmente, pensavo non essere presenti sul nostro territorio. Dal comitato dei genitori stessi, quando abbiamo fatto l'intervento in quella stessa sede, immediatamente la dottoressa Picone è stata agganciata per situazioni di grossa patologia. Cosa abbiamo fatto? Vi faccio vedere velocemente. Abbiamo lavorato prevalentemente su delle domande stimolo con i ragazzi e anche con i genitori, partendo da che cos'è esattamente il gioco, quindi identificando quali erano le definizioni e le distorsioni oltretutto che erano presenti nei bambini, le credenze, quindi quali sono le credenze popolari sul gioco d'azzardo. Ve ne leggo uno: se conosci le regole del gioco, le tue probabilità di vincere aumentano. In realtà non è così, e quindi abbiamo analizzato assieme alla dottoressa Picone quelle che erano le varie credenze e le abbiamo in qualche modo sviluppate. A cosa può portare la dipendenza? E quindi soffermandoci di più su quelli che erano gli elementi della dipendenza dal gioco d'azzardo, cosa si può fare, quali sono i primi segnali e che cosa si può fare. Un aspetto assolutamente importante è stato dato a quel come ci sentiamo e come ci percepiamo, legato proprio al rafforzamento delle skills, e quindi abbiamo lavorato anche sulle emozioni, legate alle emozioni del momento ovviamente, ma ci servivano proprio per fare il salto. E abbiamo utilizzato anche una rilettura molto veloce della favola di Pinocchio, dove Pinocchio pianta nel terreno le monete e diventa la puntata, dove Pinocchio torna a cercare nel banco l'illusione della vincita, è stata già messa da parte, in modo tale che da questo potesse poi attivarsi una discussione con i ragazzi, che ovviamente è avvenuta. Allora, il calcolo della probabilità, diciamo che ci siamo soffermati di più su questo proprio per dare degli strumenti reali ai ragazzi per capire realmente come e che cosa c'era dietro al gioco della vincita. Per fare questo ci siamo, diciamo, fatti aiutare da questa meravigliosa associazione che si chiama Taxi 1729, che è una società di formazione e comunicazione scientifica che si occupa proprio della matematica del gioco d'azzardo. Diciamo che queste sono parole che io ho preso proprio dal loro sito. La convinzione è che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidologico per creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti, proprio per, diciamo, evitare che non vengano date delle informazioni chiare su quella che è i bias che ci sono proprio dietro al gioco d'azzardo. E capire soprattutto il vero significato che c'è dietro ai numeri, perché altrimenti rischiamo per l'appunto che ci finisca come virus. Allora, io direi, questa è la slide che va in qualche modo a compensare un po' quello che ha presentato poco fa Maria Rosa, perché mentre Maria Rosa ha dato le indicazioni giustamente contestualizzate a quelle che è il suo territorio, io non ho un riferimento, diciamo, contestualizzato tranne il CERT
del Monte Lepre, ma mi premeva darvi un'indicazione un attimo più generale, per cui c'è il CEDIS, che è il centro di dipendenza di psicoterapia che si occupa prevalentemente del gioco d'azzardo, che si trova a Palermo e che, a cui chiaramente tutti quanti ci si può rivolgere. Ovviamente il primo passaggio avviene attraverso i CERT, così come ci ha detto per l'appunto Maria Rosa. Allora io direi, Marco, se a questo punto fai partire il filmato che abbiamo preparato. Marco, non ti sento. Ho perso Marco. Siamo qua nel nostro ufficio quest'oggi per parlare di Gratta e Vinci, uno dei giochi preferiti degli italiani. Abbiamo comprato un Gratta e Vinci, il miliardario, uno proprio dei preferiti dagli italiani, e ora lo grattiamo come lo gratterebbe chiunque in tabaccheria, ma con l'assistenza matematica. Come prima cosa devo grattare i numeri vincenti, che sono questi 5 numeri, sono i miei numeri. Abbiamo un 46, un 16, un 13, un 43 e un 22. Bene. Adesso devo grattare queste 10 mazzette di banconote da 50 alla ricerca di uno di questi numeri, perché se sotto una di queste banconote trovo uno di questi numeri, allora ho vinto qualcosa. Inizio da qui e trovo un 19, niente da fare, 19, poi abbiamo un 27, non c'è ancora il 27, il 30, niente da fare, 14, notate, 14, 13. Questo è interessante perché ho subito la sensazione di esserci andato molto vicino. Il giocatore qua ha proprio quella sensazione, gli psicologi chiamano questa sensazione sensazione di near miss. Il giocatore sente che la fortuna era lì dietro l'angolo perché a lui serviva un 13 e l'ha mancato per un pelo, appunto near miss. Lui aveva un 14, appunto. Vado avanti a grattare, è un 46. Ah, 46! 46 vuol dire che ho vinto qualcosa. In realtà devo finire di grattare il Gratta e Vinci prima di andare a vedere cosa ho vinto. Finisco di grattarlo per vedere se ho vinto anche altre cose. 11, 45, notate, di nuovo un near miss grande come una casa. 39, ancora niente. 39, 41, niente. 41 e 35, niente. Bene. 46, c'è un 46 sopra, c'è un 46 sotto, vuol dire che ho vinto qualcosa. Ho vinto qualcosa ma non so ancora che cosa, perché per scoprire quello che ho vinto devo andare a grattare subito sotto quel 46 dove c'è scritto premio. 46, ripasso che cosa potrei vincere. Io potrei vincere, sì, piccoli premi da 5, 10 euro, 15 euro, ma potrei anche vincere 100 euro, 500 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, potrei vincere anche 500.000 euro. Signori, sotto questo 46 potrebbe esserci il premio da 500.000 euro. Gratto e scopro 5 euro. Ah cavolo, 5 euro. 5 euro. 5 euro è interessantissimo come premio perché 5 euro è esattamente il prezzo del biglietto. Un giocatore che vinca 5 euro o anche un premio molto vicino a 5 euro, che cosa fa? È praticamente statisticamente dimostrato che si ricompra un biglietto, un altro paio di biglietti se vince 10 euro. Qual era la probabilità che succedesse quello che abbiamo visto? Per saperlo avremo bisogno di alcuni dati. Innanzitutto dovremo sapere quanti biglietti vengono stampati. Bene, questo ve lo diciamo noi, vengono stampati 30 milioni di biglietti. Vengono stampati, venduti in tutta Italia. Ci impiegano più o meno 2 o 3 settimane a venderli tutti, poi ne stampano altri 30 milioni e così via. Ora, ogni 30 milioni di biglietti, quanti ce ne sono di vincenti? Ce ne sono circa 11 milioni e mezzo. Vuol dire che mediamente quando acquisto 10 biglietti, ne troverò 4 vincenti e 6 perdenti. Quindi 6 li butto via, 4 me li porto a casa. Ogni 10 biglietti vincenti, sappiate che ce ne sono 9 che vi faranno vincere o 5 euro, o 10 euro. Solo un biglietto ogni 10 biglietti vincenti vi farà vincere davvero più di 10 euro. Ora, qual è la probabilità che io, sotto un Gratta e Vinci, il miliardario trovi proprio il premio massimo da 500.000 euro? La probabilità è pari a 1 su 6 milioni.
è uguale alla probabilità di fare tutte le cose che vi diciamo adesso in sequenza. Allora, uno, come prima cosa, esco qui dall'ufficio, chiedo alla prima persona che incontro che giorno e mese è nato. Giorno e mese. Deve essere nata il 2 agosto, come me. Io sono nato il 2 agosto. Due, prendo una moneta, la lancio e devo riuscire a fare testa. Tre, fatte queste due cose, devo riuscire a pescare, bendato, da un mazzo di 52 carte, proprio il 2 di picche. Una volta fatte queste cose, prendo un dado, lancio il dado e devo riuscire a fare esattamente 6. Ma non è finita qui, esco di nuovo dall'ufficio, prendo una persona a caso e le chiedo di che segno zodiacale è. Mia sorella è del segno zodiacale della bilancia e questa persona deve essere della bilancia, come mia sorella. Se sono riuscito a fare tutta questa lunga sequenza di cose, allora prendo di nuovo la mia moneta, la lancio per l'ultima volta e devo riuscire di nuovo a fare testa. Ora, se sono riuscito a fare questa lunga sequenza di cose, sono riuscito a fare una cosa che ha la stessa probabilità del pescare, del comprare un biglietto miliardario e pescarne uno che vi faccia vincere 500.000 euro. Non ci resta che andare e fare l'esperimento. Bene, allora inizia l'esperimento. Vi ricordo, io sono nato il 2 agosto del 1980. La prima persona... Scusa, possiamo farti un'intervista? Veloce, veloce, veloce. Ma io non parli? Italiano. Italiano, domanda facilissima. Allora, deve essere nato il mio stesso giorno. Mi dici in che giorno e mese dell'anno sei nato? Giorno e mese. 29 giugno. Anno non mi interessa. 29 giugno. 29 giugno, niente da fare. Esperimento fallito, non siamo riusciti nemmeno a superare il primo step della lunga sequenza di cose. Questo è solo, solo uno dei tanti aspetti matematici che bisognerebbe conoscere quando si gioca d'azzardo. Sono gli aspetti che la nostra campagna Fate il nostro gioco sul gioco d'azzardo cerca di mostrare per cercare di evitare il gioco patologico, per cercare di avere dei giocatori sani e sociali. Ok, grazie Marco, grazie Amelia. Grazie a te, Ida. Tutto molto interessante, veramente interessante conoscere anche la realtà del territorio e ovviamente è importante conoscere i servizi a supporto. Cosa ci aspettiamo adesso da genitori, insegnanti, da tutti coloro che ci ascoltano? Ci aspettiamo certamente che compilino il questionario di gradimento di questo webinar, ma soprattutto che abbiano delle relazioni, che entrino in contatto con i loro familiari, con i loro bambini, che comunichino, che si occupino del potenziamento delle abilità, delle emozioni, come abbiamo detto, e che abbiano chiaro che è necessario eventualmente chiedere aiuto, perché i servizi ci sono, e qui abbiamo avuto delle meravigliose dottoresse e il dottore siciliano che ci hanno spiegato come fare. Quindi adesso io, per concludere, darei la parola ad Elena Pistillo, che è l'autrice del corto Nativi Digitali, che sarà proiettato subito dopo, e quindi in seguito ovviamente restiamo a vostra disposizione ed in attesa del vostro feedback. Quindi ci aspettiamo di incontrarvi durante i laboratori dei vostri bambini e anche nelle prossime riunioni che saranno organizzate per prevenire, ricordiamo, prevenire alle dipendenze di qualsiasi genere, soprattutto ovviamente in questo momento della ludopatia. Grazie a tutti. Elena, se ci sei, batti un colpo. Sì, ci sono. Grazie Amelia, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto ad Amelia Bucaro e all'Associazione Elementi per avermi invitata. Grazie a tutti voi all'interno di questo webinar davvero ricco e interessante, e sono certa che questo potrà essere un altro importante passo nella rete che andiamo a costituire in questo interscambio appunto tra famiglia, scuola e territorio. Sono molto contenta che insieme visioneremo il corto da me scritto e diretto dal titolo Nativi Digitali. Ci tengo a precisare che all'interno del webinar lo vedremo nella sua interezza, è un corto che dura 15 minuti, mentre nella versione che rimarrà disponibile in rete, questo corto sarà sostituito con il suo teaser, il suo trailer. Questo perché per nostra scelta vogliamo tutelare il cortometraggio che finora è stato soltanto proiettato all'interno della comunità educante, piuttosto che darlo in pasto al web.
Perché nasce questo corto? Mette insieme quella che è la mia esigenza artistica di trattare il tema, ma soprattutto nasce dal mio essere docente, ancor di più essere madre, madre di una ragazzina adesso adolescente. E a tal proposito io vorrei davvero dire che è molto importante questa rete tra la scuola e la famiglia, perché i genitori vanno sostenuti in questo difficilissimo compito dell'essere genitori, che è sempre stato difficile, lo diventa ancora di più, e siccome oggi è il compleanno di mia madre, voglio fare gli auguri di compleanno proprio a lei, che chiaramente quando si è trattata della mia adolescenza non ha avuto di questi problemi di cui noi stiamo trattando, perché io chiaramente non sono nativa digitale, ma ha avuto i problemi tipici dell'adolescenza, che è una fase della vita che tutti noi dobbiamo attraversare. L'adolescenza si abbassa sempre di più, e a proposito di limite d'età che va sempre più abbassandosi, è chiaro a tutti noi che è l'età in cui i nostri figli, i nostri studenti prendono in mano il cellulare, diventa sempre più bassa, e questo è qualcosa che veramente dobbiamo cercare di evitare. Se riuscissimo ad alzare un pochino la media, che già è bassissima, intorno ai 9-10 anni, con il classico regalo della comunione, loro hanno un cellulare proprio. Ma quando io dico proteggere l'infanzia, io lo diciamo tutti noi in relazione, oggi lo hanno sottolineato, proteggere l'infanzia da questa esposizione massiccia agli strumenti elettronici, che chiaramente non vogliamo demonizzare, non mi riferisco soltanto ad un cellulare proprio, ma proprio all'esempio che noi anche adulti diamo con il nostro cellulare in mano, col metterglielo davanti perché è pieno di colori, di movimento, di cartoni animati. Tutto questo è davvero deleterio per la crescita cognitiva dei nostri bambini, e dobbiamo evitare di sostituire quello che è il nostro invece contatto diretto fisico, il nostro sguardo, con il filtro e gli schermi che si mettono davanti, appunto, agli occhi di un bambino sempre più piccolo. Nativi digitali è un cortometraggio autoprodotto, quindi io ringrazio tutto il mio cast per aver lavorato con estrema professionalità gratuitamente, a cominciare da Marco Alestra, che ha curato le riprese e il montaggio, ma anche e soprattutto a cominciare dai miei giovani attori protagonisti, quindi Elisa Perriera e Lorenzo Russo e tutti gli altri bambini che hanno preso parte. È una storia semplice che dimostra come sarebbe utile, indispensabile, intervenire ancora prima che insorgano dipendenze e patologie, quando già però quest'uso di dispositivi elettronici è massiccio. Come possiamo intervenire noi genitori, noi educatori? Sicuramente abbiamo tanti modi che cercheremo di trovare insieme, ma è molto importante offrire loro delle alternative attraverso l'esempio. Il cortometraggio dà come alternativa possibile lo stare all'aria aperta, scoprire la nostra natura, il carrubo, che è un frutto tipico mediterraneo antico, lo stare insieme con i propri pari e accarezzare un animale. In questa vita all'aperto, purtroppo, in questi 2 anni di emergenza sanitaria, anche diciamo, ci è venuta meno. Ora speriamo da domani in avanti di poter a poco ritornare a poter usufruire degli spazi anche dove stare insieme, ma tante altre alternative esistono. Leggere un libro insieme, ma leggerlo insieme davvero, e impastare, e poter giocare insieme, non con gli strumenti elettronici, ma giocare con i giochi da tavola, con la palla, eccetera. È sicuramente un'alternativa fondamentale, e qui andiamo al tema del nostro webinar, è la pratica teatrale. Il cinema, il teatro è uno strumento potentissimo per accrescere tutta quella che è la persona, anche da semplici spettatori. A tal proposito mi piacerebbe consigliarvi un altro docufilm ben più importante del mio, che è The Social Dilemma, disponibile su Netflix, che vi consiglio di vedere genitori e figli insieme, che tratta il tema. Dicevo, anche da semplici spettatori è uno strumento utilissimo, non a caso molte tematiche sociali sono al centro di film o di opere teatrali. Laddove poi a praticare, come è stato detto da molti relatori, il teatro, la recitazione sono proprio i nostri ragazzi, e allora si mette la totalità della persona in ballo, l'emozione, il corpo, la voce,
l'ansia da prestazione e il senso d'équipe. Infatti, non a caso, i bambini sono per me gli attori più straordinari quando recitano, i più bravi in assoluto. Io amo lavorare con loro, non si lasciano fuorviare da quella che è la vanità, da quella che è la posa, ma sono autentici, vivono, si immedesimano. E il livello, la loro capacità empatica aumenta, e oggi come oggi è davvero molto importante. Gli studi dimostrano come il livello di empatia dei nostri ragazzi si abbassa in modo preoccupante. Infatti, cyberbullismo, non si rendono nemmeno conto del male che arrecano con una semplice condivisione. Io mi auguro che il corto vi piaccia, ne parleremo dopo se abbiamo questa possibilità. Grazie in anticipo e soprattutto buona visione. Grazie Elena, mandiamo il corto e grazie a tutti per aver partecipato. Lasciami la casa allora, te ne vuoi andare, va bene, lasciami la casa. Calmiamoci. Calmiamoci? Io non mi calmo invece. Giulia ha gli auricolari, non sente niente. E se sente meglio così, si deve rendere conto di chi è sua madre. Tu devi dare un lavoro. Sono un po' preoccupato. Sto sempre a giocare col cellulare. Leggi tu un libro. Leggetelo tu. Giulia! Cosa fai qui per questo? Non riesco a dormire. Anch'io sono molto preoccupata. E poi oggi iniziano sempre più da piccoli. Ma non è colpa loro, è che sono nativi digitali.